Rispetto per l'ambiente, ma anche modernità e mentalità europea. I giovani di Volt, movimento politico paneuropeo fondato nel 2017 e insediatosi ad Enna da pochi mesi, hanno incontrato il sindaco Maurizio Di Pietro. Volt è un movimento nato in seguito alle tensioni della Brexit nel 2017, da un'idea di un francese, un italiano e un tedesco. Attualmente conta circa 30.000 attivisti in tutta Europa ed è presente in tutti gli stati dell'Unione Europea, più anche degli stati non dell'Unione Europea, come ad esempio l'Albania o la Svizzera. Noi ci presentiamo con un unico programma e degli unici valori in tutti questi paesi. L'obiettivo ultimo è quello di creare gli Stati Uniti d'Europa, cioè una federazione di stati con un presidente eletto direttamente da tutti i cittadini europei. Volta approda Enna a fine marzo, durante il lockdown, nonostante le chiare difficoltà, non potendoci riunire di presenza, siamo riusciti ad organizzarci e a cominciare a promuovere il progetto. Attualmente contiamo circa 20 volontari attivi, che lavorano ogni giorno alla promozione delle nostre idee. Le idee di Volt sono non solo idee europee, ma sono idee soprattutto giovanili, quindi idee che vengono da giovani e servono a migliorare quello che è il nostro mondo. Come sappiamo oggi i cambiamenti climatici stanno distruggendo il nostro mondo e Volt vuole fare la sua parte per aiutare il mondo a riprendersi da questa grave malattia dei cambiamenti climatici. Abbiamo deciso quindi di appoggiare tutti i progetti ambientali portati avanti dal sindaco Maurizio Di Pietro, che si ricandiderà, e noi abbiamo deciso di appoggiare pienamente la sua candidatura. Io ho accolto con grandissimo piacere la loro partecipazione al nuovo progetto dell'amministrazione comunale e la loro adesione alla mia ricandidatura, proprio perché i giovani sono probabilmente quello che ci è mancato in questa esperienza amministrativa o comunque non ne abbiamo avuto a sufficienza. E invece dobbiamo puntare sui giovani. I giovani devono ritornare a occuparsi di politica, devono dare il loro contributo, che è un contributo assolutamente insostituibile. Chi ha esperienza magari porterà i valori dell'esperienza e se ne è capace in qualche modo della saggezza, ma i giovani sono portatori invece di una serie di esigenze, di una serie di competenze, di una serie di talenti, di una serie di passioni, dei quali sono soltanto loro i depositari e dei quali si è sentita la mancanza. Io sono certo che con la partecipazione di questi ragazzi e di altri che spero che si riescano a coinvolgere nella mia prossima esperienza amministrativa, sono certo che riusciremo ad arricchire ulteriormente il programma elettorale e di conseguenza le cose che realizzeremo nel corso del programma.